dal presidente Pellegrini. Si ricomincia con lo spirito di sempre, lavoro duro e tanta tanta umiltà, perché questa Serie D sia ricca di soddisfazioni. Il primo ostacolo per i sangrini si chiama Truentina e viene da Castel di Lama, precisamente nelle Marche. Sulla carta i tre punti devono arrivare, sul campo staremo a vedere. Buona la cornice di pubblico sotto un bel sole sangrino. Ma veniamo alla gara. Padroni di casa in maglia giallo-blu, casacca azzurra per gli ospiti. Per la verità è povera di emozioni nei primi 10 minuti. Solo al 14° annotiamo il primo affondo ospite, passaggio di Amadio dalla destra a piattone fastidioso di Salvagno, che già quinta mette in calcio d'angolo. 16° risposta immediata e ritmo che cresce da parte della Val di Sangro, taglia la tela e Caparbio sulla destra riesce ad effettuare un bel cross, raccoglie il piccolo Padolecchia che a dispetto delle dimensioni costringe Paniccia al grande intervento. 18° preciso suggerimento sulla destra per Taglialatela, buono il controllo del numero 7, da ricordare la conclusione per migliorare in futuro l'esterno. Momento felice dei sangrini. 34° insistono i padroni di casa, Mattoni liberissimo sulla destra, tutto il tempo per calibrare il cross, va altissimo Falcone ma non riesce a colpire la palla. 38° sempre dalla destra spinge la Val di Sangro, palla in area, tocco intelligente a smarcare De Falco che sbaglia però la conclusione. Al 40° la formazione marchigiana ci prova dalla distanza, destro di Salvagno forte ma centrale, difficoltà comunque per Giaquinta che rischia di perdere la sfera. Succede tutto nei minuti finali del primo tempo, al 43° gran tiro di Tortora, Palombella splendida che beffa Giaquinta, Truentina in vantaggio. Al 46° tempo a tempo scaduto, De Falco conquista tenacemente un pallone dal limite, vede e serve Padolecchia, contatto in area per Sorrentino e calcio di rigore. Sul dischetto lo stesso Padolecchia fa 1-1. Finisce qui il primo tempo. Ripresa che si apre sotto il segno dei padroni di casa, scambio in velocità al quarto tra Renna e Taglialatela, spazio il numero 7, due compagni a centro area, malazione sfuma grazie al recupero di un difensore in maglia azzurra. 13° ancora a Val di Sangro, Falcone aggancia al limite dell'area un buon pallone, serve la corrente Mattoni che spara alto. Buono il volume di gioco ma manca la concretizzazione nelle fila dei padroni di casa. 24° Falcone sulla sinistra, pesca ancora Padolecchia, il numero 11 tenta la conclusione di volo senza troppa fortuna. Al 32° ancora emozioni. Tortora fa partire un altro gran tiro dalla distanza che coglie impreparato Giaquinta. Truentina di nuovo e inaspettatamente in vantaggio. Siamo 1-2. La doppietta del giovane 82, un giorno da ricordare per lui. Al 34° Mastalli prova la carta a Cilli che prende il posto di Mattoni, un po' sottotono il capitano sangrino. Ancora problemi al 36° per Giaquinta sulla punizione di Vagnoni, insicura la presa del numero 1, ma questa volta il solito Tortora non riesce ad approfittarne. Quando tutto sembra ormai perduto, la punizione dal limite di Padolecchia salva la baracca. Tiro potente che passa sotto la barriera e batte Paniccia. Finisce così 2-2, un esordio col brivido ma ben augurante per la Val di Sangro. Buona la mole di gioco da migliorare la fase conclusiva. Delusione ospite che già pregustavano la vittoria. Tra i migliori Padolecchia e Taglialatela per la Val di Sangro, Salvagno e Tortora per la Truentina. Presidente Pellegrini, una nuova stagione con una Val di Sangro totalmente rinnovata, con quali obiettivi? I nostri obiettivi sono quello di fare un campionato a un buon livello, diciamo, verso i play-off, un campionato di vertice. Però noi possiamo dire quello che vogliamo, ma il campo che poi dà il suo responso. Il risultato di questa gara soddisfa? Si aspettava qualcosa di più? Va bene così, visto che siamo appena agli inizi? Ma io mi aspetto sempre di più perché io sono un presidente che mi piace sempre vincere, però il campo ha detto che è andato un pari e tutto sommato secondo me il pari è quello giusto, anche se abbiamo preso due gol strani, due palle di rimbalzo, due eurogol, due gol della domenica secondo me. Prossima vittoria domenica prossima allora? Ma la prossima partita domenica prossima, poi alla fine della partita diremo se abbiamo vinto o abbiamo perso. Mister Furlan, un esordio in Serie D per la Truentina, soddisfatto quest'oggi? Beh, soddisfatto per le prestazioni dei ragazzi, un po' meno per il risultato perché stavamo gustando questi tre punti che diciamo
dico fosse meritati, però le occasioni più pericolose le avevamo create noi, ormai a un minuto dalla fine stavamo assaporando questo esordio con una vittoria. Un inizio comunque che soddisfa, un pareggio in un campo come quello della Val di Sangro, che comunque è ritenuto abbastanza ostico quest'anno. Sì, sì, ma sapevamo naturalmente, sappiamo che la Val di Sangro è una squadra accreditata alla vittoria finale, ecco, sapevamo che è una squadra ben organizzata, sta ben messa in campo, in più c'ha giocatori con delle spiccate individualità. Siamo venuti qua sapendo tutto questo, ma penso che i miei ragazzi non l'abbiano demeritato. Mister Mastalli, questo esordio in campionato, come l'ha visto, come ha visto la sua squadra? Buona la preparazione, il risultato? No, è la prima partita, noi abbiamo finito la preparazione la settimana prima dopo 45 giorni, la settimana prima, sono un po' ancora carichi di lavoro, però tutto sommato me l'aspettavo questo tipo di partita, squadra un po' contratta, però io questi ragazzi li conosco, sicuramente verranno fuori.